Amanti del calcio dilettante e appassionati della Web TV del Corriere Laziale, un cordiale buon pomeriggio da Gabriele Ziantoni e bentrovati al Domenico Fiore. Qui oggi si gioca per la storia. Il Marino affronta il Liberty Monopoli dopo avergli inflitto a domicilio un 3-0 che sa quasi di finale. Bisogna però controllare la gara qui in casa davanti al pubblico amico e giocarsi tutte le chance possibili per arrivare a Casal del Marmo. Si gioca la finale tra una settimana, il 6 aprile, dove tutto è cominciato. Mettetevi comodi e gustiamoci la partita. Mariani prova ad impostare, la palla è per Zotti all'interno della propria metà campo, alza lo sguardo Zotti, pallone in profondità a cercare Salzano, attenzione a Salzano, il sinistro, Sambucini in angolo. Campione, Fanasca, si porta a spasso il centrocampo del Liberty Monopoli, lancio in profondità, Campione solo, la posizione è regolarissima, al centro c'è Novembrino, Campione contro Sacco, Campione! 1-0 Marino, ed ora sì che la finale di Casal del Marmo è più vicina ad esultare attorno alla bandierina tutto il Marino. Marino 1, Liberty Monopoli 0, ha segnato Nando Campione. Fumai a cercare Roselli, marcato da Lustro Galasso. Roselli cerca di portarlo a spasso, poi serve ancora Fumai, viene messo giù da Moreno, però non c'è fallo, attenzione a Vitale, respinge Calambai che poi mette addirittura in angolo. Riprende il secondo tempo sotto una pioggia battente, lo potete venire benissimo, Anglani in profondità a cercare Salzano che la spizza verso Zotti, attenzione a Zotti, ancora per Salzano, Salzano con il destro, la palla fa la barba al palo, che occasione. Fanasca, palla al piede, velocissimo Fanasca, gli fa il movimento Campione, serve però Moreno che ha seguito l'azione, Moreno in area di rigore, Moreno prova il cross, la respinta della difesa del Liberty, ancora Fanasca con il sinistro, palla alta. Dalla bandierina va Zotti, la palla spiove sul primo palo e attenzione al pari del Monopoli. Deve essere stata un'autorete, andiamo a vedere il replay, effettivamente sembrerebbe un'autorete di Moreno. 1-1. Ancora Novembrino, lato corto dell'area di rigore, il pallone è al centro a cercare Scarlato, Scarlato per Amendola, botta! Che personalità questo ragazzo, classe 94. Sgoccioli di questa partita, sul pallone c'è Zotti, punizione strepitosa, che gol di Zotti! In vantaggio il Liberty Monopoli, è un gol che vale veramente poco rispetto alla sua bellezza, ma comunque il Monopoli è in vantaggio, ha segnato Zotti su calcio di punizione. Sul pallone c'è Sacco che va a rinviare, ormai siamo veramente nei minuti di recupero e il Monopoli ha bisogno di altri due gol per cercare la qualificazione, attenzione il pallone in profondità per Rizzi, è calcio di rigore! E calcio di rigore, il signor Sassoli di Arezzo assegna il calcio di rigore, andiamo a vedere il replay. Beh, quantomeno discutibile questo intervento di Sambucini. Sul pallone c'è ancora Zotti con il destro e questa volta non sbaglia, come all'andata, 3-1 Monopoli. Ed ora si annidano fantasmi davvero davvero brutti dietro le spalle di Manolo Patalano. Il Marino deve tenere, la palla è per Scarlato e finisce qui! Finisce qui la gara del Fiore, il Marino perde 3-1 contro il Liberty Monopoli ma guadagna comunque l'accesso alla finalissima di Casal del Marmo. Erano 8 anni, 8 lunghissimi anni in cui una squadra dell'eccellenza laziale non arrivava all'ultimo atto della Coppa Italia d'eccellenza. C'era riuscito il Ladispoli, dopo Ugo Fronti ci riesce Manolo Patalano e il 6 aprile saremo lì per gustarci questo Ancona Marino. Dal Fiore è dunque tutto, da Gabriele Ziantoni un cordiale buon pomeriggio ed un arrivederci con i prossimi appuntamenti della Web TV del Corriere Laziale.